Va bene. E ti vedo che ti fa ridere questo inno, non gli dai un significato politico. Ma che significa? Ti volevo chiedere, la storia del quid di Alfano, che poi c'era prima Morgan qua, il quid è un po' l'X Factor, no? Secondo te ce l'ha o non ce l'ha Alfano? Altra cosa che ha smentito Berlusconi, ha detto non ha il quid, invece oggi ha detto no, non è vero. Secondo te potrebbe farcela Alfano? Il bello è che lui dice non è vero, quando queste parole sono state registrate con la sua immagine, dico, cioè... Come si fa a dire? Vabbè, ma insomma questo... Ce l'ha o non ce l'ha, secondo te? Alfano, guarda, io parlo a titolo assolutamente personale, ti dico qual è la mia impressione. Prima che diventasse segretario, fantomatico segretario di questo partito, perché nello statuto c'è scritto che il segretario risponde al presidente, quindi... Non so, il presidente suona il campanello e arriva il segretario. Allora, però, mentre quando era ministro della giustizia, mi fece, per un paio d'anni lui fu ministro della giustizia, mi fece un'impressione penosa, perché penosa. Allora, però detto questo, scusate, detto questo, quando ha cominciato a fare il segretario del partito, ho visto che l'uomo è abbastanza politicamente intelligente e anche onesto, nel senso che dice le cose e poi cerca di farle, quelle che ha detto, cosa che non somiglia al suo padrone. Ecco. Però lui è uno che è nato perché Berlusconi l'ha fatto nascere e questo non se lo scorderà mai. Quindi l'autonomia di Angelino, che si chiama Angelino di nome, non è un diminutivo, quindi bisogna chiamarlo Angelino. Allora Angelino Alfano è uno che è una persona politicamente... Certo, non è, che ti devo dire, non è Cavour. Ce l'ha o non ce l'ha? Ecco. Il quid, ma chi ce l'ha il quid? Tu ce l'hai, sai, ma io non, il fondatore. Sei gentile a dirlo, ma io non faccio politica. Ma il quid, meglio, è quel, la faccio insomma, in un altro quella cosa speciale, dicevamo prima, che è l'X Factor. Col vostro giornale siete sempre stati molto duri nei confronti dell'ex presidente del Consiglio. C'è stata qualche volta in cui avete esagerato, in cui tu hai pensato, beh, stavolta però abbiamo proprio esagerato con Berlusconi? Guarda, io feci un anno fa, ormai è passato quasi un anno, forse meno, no. Vabbè, insomma, un po' di tempo fa, feci un dibattito con Enrico Mentana, organizzò un dibattito su Berlusconi e invitò tre persone a questo dibattito: Paolo Mieli, Giuliano Ferrara ed io. Allora, ci fu un'ora e mezzo di dibattito, quindi alla fine però Enrico ci pose una domanda per ciascuno. La domanda era sempre quella, una domanda a cui tre risposte, e cioè fu: cosa ha lasciato di buono Berlusconi? Ecco, lui si era appena dimesso, per individuare il momento. Cosa ha lasciato di buono Berlusconi? E la seconda domanda era: cosa ha lasciato di cattivo? Allora, non sto a dire cosa risposero gli altri due, dico quello che ho risposto io a tutte e due le domande, così rispondo anche a te. Cosa ha lasciato di buono? Io dissi: nulla. Nulla. Vabbè. Cosa ha lasciato di cattivo? Nulla. Allora, su questo Mentana si stupì, perché mi disse: ma se non ha lasciato nulla di buono, deve aver lasciato qualcosa di cattivo. Anche perché è stato parecchi anni al governo. Qualcosa di cattivo l'hanno lasciato gli italiani che l'hanno votato per 4 volte di seguito. E sono convinto
Sono convinto di questo perché se qualcuno di voi ha visto, Mentana l'ha dato non in quella circostanza, ma in un'altra ha ridato un film di Roberto Faenza che si chiama Silvio Forever, Silvio per sempre, che è la biografia assolutamente oggettiva, perché è fatto sulle riprese televisive che di volta in volta si sono verificate su di lui. Ecco, tu vedi che lui ha una coerenza perfetta, cioè lui è quel personaggio, è prevedibile, ti dico, io ieri sera, ma non perché io sono dotato di partito, ho detto la smentisce domani, perché si sa che... Dai, ne avevamo un po' nostalgia, no, però, era no, un po' che non si sentiva no, siamo contenti che l'abbiamo risentito. Ma comunque... Voltiamo pagina, perché non ho ancora tanti minuti e tante cose da chiederti. Vabbè, ma ti voglio ancora dire che lui è di una coerenza assoluta, quindi chi l'ha votato... Questo almeno è un pregio. No, attenzione, chi l'ha votato sapeva per chi votava. Però insomma, ecco, ti ricordo quindi, che il popolo è sovrano. Ah, il quindi, popolo è sovrano anche nelle sue imbecillità. Anche nelle sue imbecillità il voto va sempre rispettato, per carità. Eri a Cortina fino a poco tempo fa. Sì. Il blitz della finanza, ci sei incappato anche tu? Io sono andato dopo e sono andato soprattutto perché mi piace Cortina e spesso ci vado. E poi ci sono andato perché ho detto... Siccome io le tasse per ragioni professionali me le trattengono tutte all'inizio, quindi le pago tutte, come tutti i dipendenti, vero? Allora, la finanza, io dimostro che si va a Cortina dopo che... E sapendo, che clima hai trovato? Di... Ho trovato poca gente perché non ci sono più tanti soldi da spendere, quindi prima di andare a Cortina la gente ci pensa. Io... Tu sei ricco. Io sono abbastanza ambiente, sì. Ci vuoi dire, tra l'altro tra un mesetto compi 88 anni. Tra meno di un mesetto. Il 6 aprile. Ci vuoi dire quanto conta la ricchezza nella vita? La ricchezza nella vita, beh, la ricchezza... Io sono molto ambiente, non posso essere definito proprio ricco. Ma quando cominciai a lavorare, 65 anni fa, partivo da una base. Mi ricordo che mio padre mi insegnava che ogni volta che uscivo da una stanza della casa per entrare in un'altra stanza, dovevo sborsare la luce e poi riaccenderla quando ritornavo. Ecco, adesso non lo faccio più questo. Ma è per dire che... Dimmi quanto conta. Conta più la ricchezza, la ricchezza, il potere, l'amore? Conta, cosa non... conta veramente? Scusa, sai, ma è irresistibile quando ci si trova di fronte a una persona insomma, che ha avuto una vita piena come la tua. Sì. È irresistibile cercare di rubargli qualche segreto di priorità, di quel che conta di più. Dunque, la ricchezza, come tante altre cose, è un valore relativo. Cioè, se tu sei molto povero, un po' di ricchezza, un po' di star meglio, un po' più di benessere, lo vivi come una necessità, è la prima. Se stenti ad arrivare a mangiare durante il mese, è chiaro che quello è il tuo problema numero uno, gli altri passano dietro. Se tu sei agiato, questo problema I cosiddetti bisogni primari, cioè mangiare, dormire sotto un tetto, vestirsi, avere le medicine. Questi sono i bisogni primari. Ecco, aggiungerei anche quelli sessuali come bisogni primari. Ma quelli sono a costo zero di solito. Ma quando tu stai un po' meglio, la ricchezza... L'importanza della ricchezza si abbassa e emergono bisogni superiori, quindi i viaggi, la cultura, il successo. Tu puoi avere successo, un successo senza ricchezza. Non è detto che il successo
porti sempre la ricchezza. Ti interrompo a proposito di successo, perché noi abbiamo un mago di successo qui da evocare e ci terrei molto a fartelo conoscere. È il nostro mago Cerasa. Speriamo che questa volta ce la faccia. Il mago ci fa sempre le previsioni, spesso ci azzecca. Ah, ecco. Buonasera, mago Cerasa, se la sente di fronte al fondatore di Repubblica di fare una previsione politica sulla a breve termine. Certamente. La previsione, diciamo che va contestualizzata all'interno di una nuova fase in cui questo governo sta entrando, perché abbiamo visto prima la fase del Salva Italia, poi la fase del Cresci Italia, adesso siamo entrati invece nella fase del Vota Italia. E che cosa sta succedendo? Succede che da qui alle prossime elezioni, lungo questo percorso, nella pancia della politica italiana sta crescendo a una velocità mostruosa una creatura incredibile, appunto mostruosa e quasi mitologica, con il corpo da tecnico e con la testa da politico, il partito della grande coalizione. E qui la previsione è doppia. La prima previsione è che questo partito eserciterà la sua grande capacità di seduzione non solo nel centro o nella destra, ma anche in una parte significativa del centro sinistra del PD. La seconda grande previsione quale può essere? Può essere che questo partito magari non riuscirà a vincere le prossime elezioni e non riuscirà ad affermarsi, ma diventerà sicuramente il vero nemico invisibile del leader del PD, Bersani. Cosa ne pensa della previsione del mago Cerasa, Scalfari? Ah, no, era affascinato dall'ologramma. Era affascinato, lo so, anche ma perché... Ma poi guarda che se io lo tocco... Guarda come fa, beh, è fantastico, vero? Sì, sì. Vabbè, insomma, il mago crede in questa grande coalizione, sì, l'abbiamo capito. Ti lascio fare una domanda perché so che ci tieni al fondatore, ma molto veloce perché siamo in chiusura. Volevo sapere se il fondatore crede, si augura che alle prossime elezioni sia ancora Monti a guidare la legislatura. Va bene, allora... Se Monti fa bene il suo lavoro e le circostanze lo consentono, alla fine della legislatura Monti se ne torna alla Bocconi, perché è il suo vero desiderio. Di questo sono certo, perché conosco Monti da una vita e quindi poi, insomma, ho parlato spesso. Ecco. Lui. Altro è l'ipotesi che alcuni hanno ventilato, che gli venga offerta che risulti votato per il Quirinale. Allora lì non lo so, credo che di fronte a una ipotesi di questo genere lui sia disponibile, credo. Ma però, a te piacerebbe un Monti Presidente della Repubblica? Beh, io credo che sarebbe tagliato su misura. Se invece Berlusconi a parte, perché ripeto, lui ha un suo interesse personale a far sì che questa roba continui, ma se invece c'è bisogno ancora, cioè l'Europa e quindi anche noi non siamo usciti dall'emergenza economica, allora è possibile che sarebbe opportuno una prosecuzione. In questo caso io adesso dico una cosa molto azzardata, però se Monti continua, io vorrei che anche Napolitano continuasse, cioè che al momento di eleggere il Presidente della Repubblica il Parlamento nuovo voti Napolitano, perché la coppia Napolitano-Monti è ormai collaudata. Se abbiamo bisogno ancora di Monti per uscire dal tunnel, dietro ci vuole Napolitano. Grazie, grazie Eugenio Scalfari, grazie al mago Cerasa. Buon compleanno. Grazie mille. Arrivederci.